infatti mi ricordavo che non c'è bisogno del so che cosa, prendimi che parlo. Sì. Cari amici, siamo partiti per il Grand Hotel Campo dei Fiori. Adesso siamo in funicolare, 3 luglio 2016, giornata piena di sole. Questo lo sa a voi dire. Ma quella che sono salito a fuoco. Il lago di Varese. Oh, ascolta. Anche quando è stato su Brunato. Siamo qui a Campo dei Fiori, posto stupendo, e adesso andiamo all'hotel Campo dei Fiori. Eccolo infatti, sopra lì. Ecco l'hotel che andremo a visitare oggi. Cari amici, siamo qui oggi in missione per visitare l'hotel Campo dei Fiori, chiuso da decenni. Oggi lo rivedremo come bellissimi tempi dello stile Liberty dei primi del 1900, in pieno splendore. L'hotel a noi. Baci. Guardate sulle antenne. Sacromonte, e andiamo a continuare il nostro viaggio. Andiamo alla Fonte del Ceppo. Nel nostro volgere al cammino per l'albergo. Ecco Maurizio. E continuiamo la nostra missione al Campo dei Fiori, all'hotel. Al ponticello. E giù alla sorgente. Qui c'è un bello slago. A trovare il nostro pulmino che ci ha portato qua al Campo dei Fiori. Campo dei Fiori, e possiamo continuare verso l'albergo. Verso l'albergo Campo dei Fiori. Benissimo. Maurizio, come va? Siamo stati fortunati. Capelli dritti, devo essere sincero, perché andare su per le strade di montagna col pullman. Non è stato facile, però abbiamo avuto una gran bella fortuna. Alla fine il pullman l'abbiamo trovato. Sì, non è stato facile, soprattutto perché rischiavamo di andare a piedi per partire da 300 metri e salire a 1200.
Invece è una bella... Sette, che c'era già buio, potevamo vedere, dovevamo arrivare all'ora di scendere. Mm-hmm. Siamo stati fortunati. Invece abbiamo trovato una bella acqua buona alla fonte del ceppo, sì. E il pulmino. Certo, certamente. È il nostro pulmino. Sì. Adesso continuiamo la nostra escursione, la nostra missione. Noi cerchiamo sempre di fare quello che possiamo. Certo, certo. Poi se voi all'Hotel Campo dei Fiori. Poi se voi vi iscrivete al canale di Gennaro e al mio, ci fate un piacere. Certo, dovete certo. Togliervi poi, dove c'è. No, appunto. Perché capita a volte che alcuni no. E si tolgono, ma no. Restate, le cose sono varie, poi dopo ognuno fa quello che vuole. Io penso che in ogni caso, al di là di tutto, anche se molto spesso io non voglio essere tracciato come un invidioso, come cose, io purtroppo dico sempre no. Le cose quelle che sono, ma al di là di quello che dico, magari contro una persona, ma lasciando stare tutto, non c'è soltanto questo. Poi io non ne farò più di questi video perché è tempo perso, a mio avviso. Ci sono anche le sperimentazioni, ci sono anche cose. Quindi, vabbè, ognuno ha il suo... Purtroppo noi siamo, diciamo così, dei semplici youtuber piccoli, cerchiamo sempre di fare quello che possiamo, ma lo facciamo bene, ci mettiamo il cuore soprattutto per fare queste cose. Non è facile impegnarsi una domenica a venire qui e fare video, anche perché noi non ci lavoriamo con YouTube certamente, però cerchiamo sempre, diciamo così, di far vedere posti nuovi anche per farli conoscere. Chissà, anche a voi potrebbe essere una zona turistica che può interessare, può anche piacere, perché venire qui è bello. Guardate qui intorno, qui che bello, qui non sì, fa sì. Neanche caldo. Giù sono partito da Milano che faceva un caldo della miseria, vengo qui, si sta qua bene. Siamo a 1200 metri. 1200 metri, pensate. Quindi dico, ne vale la pena in fin dei conti, anche una domenica così semplice, siamo in allegria io e Gennaro, e soprattutto facciamo video, e questo è l'importante, sì. Senza essere né diavolacci né cose così, perché a fin dei conti se uno va a vedere, uno sapete cos'è, uno magari non è che uno si fa i cazzi degli altri, uno è qua sopra, racconta delle cose, racconta che uno ha debiti, racconta così. E allora se tu sei solo, allora se te non vuoi far sapere i cazzi tuoi, onestamente lo dico senza fare il nome, non dico col cuore, lo dico senza essere invidioso, io sono solo uno diretto. Se non vuoi sapere i cazzi tuoi, non dici i cazzi tuoi su YouTube e nessuno ti critica, giustamente, perché da un punto di vista ti può criticare, ma l'invidia non c'entra come i cavoli a merenda, come il sale nel budino. Questo io voglio dire, ma non lo dico con sincerità. E con questo finisco, era una risposta a, diciamo così, un come posso dire, una risposta a un youtuber che mi ha tacciato di essere un diavolaccio, di essere... Sì, ma io non mi offendo. Secondo, se tu vedi questo cellulare così, per dire, allora tu dici, cazzo, questo è un cellulare, magari se lo vedi così dici, però, secondo dei punti di vista, poi naturalmente è vero, non si vede, ma io sono sempre stata una persona che ha detto sempre le cose come stavano, senza essere cattivo, perché ci sono molte persone che sono cattive, anche scommettono, io non arrivo mai a scommettere su nessuno. E comunque io, il mio obiettivo da adesso in poi, da oggi in poi, è quello di fare video sempre con Gennaro, o per sperimentazioni, per cose, e fare video sempre per conoscere posti nuovi, lasciando stare le polemiche, perché so che dopo uno è l'invidioso, il merdoso, il diavolaccio, questo qui. Lasciamo star tutto e volemosi bene, questo che io dico, dimentichiamoci certo. Tutto quello che c'è stato e basta. Perché chiaramente quando uno si mette qua sopra e ci mette l'immagine, è ovvio che poi dopo quello che è. Guarda qui, è tutto abbandonato qua. Benissimo, io saluto tutti e adesso continuiamo con la nostra sperimentazione verso l'hotel. Qui sono case abbandonate. Delle parti. Allora, qui ci tenevano i cavalli. Ah, c'erano le scuderie. Ci tenevano i cavalli. Questi praticamente sono il garage, le rimesse per cavalli. Dai, parla. Stiamo arrivando all'hotel. Adesso stiamo facendo vedere, perché
è molto bello da far vedere, proprio come se fossimo dei turisti del 1800 e entrassimo all'hotel come se adesso, come se fosse 1800. Molto bello. Come al solito, ci stiamo riprendendo l'uno con l'altro. Eh beh, bene. Già, due YouTuber così. Ecco qua. E guarda questo? Qui siamo ma venuti... forse il panorama si vede no, meglio da sopra. Sopra, ragazzi, non sì, adesso sopra, vedremo tutte le scale, le cose. Magari prendere il pullman, venire fino a qui, ci penserei su, però... è molto bello. No, no, ma... ma ne vale la pena. Siccome pullman ci sono, la funicolare c'è, ne vale la pena. Guarda, guarda, guarda qua l'hotel. Ecco l'hotel. La... adesso prendiamo... aspetta, non si allunga di più questa roba qui. Ecco, adesso prendiamo tutta la carrellata dell'hotel. Ecco, bellissimo. C'erano delle persone che stavano passando. Adesso possiamo riprendere tutto. Vuoi che ci riprendiamo l'un l'altro? Sì. Ecco, fantastico. Questo è l'hotel. Sto riprendendo per Gennaro. Comunque, guardate là. Su in alto. C'è anche... non è che... diciamo che non è totalmente... non è totalmente disabitato, nel senso che c'è gente che viene qua sopra. Se riprendi da lì? Riprendo da qua. Ciao amici, siamo all'hotel. Siamo all'hotel, Campo dei Fiori. Ed ecco, all'hotel. Benissimo. Ci stiamo riprendendo. Vabbè, presenta pure l'hotel, presenta che è bellissimo. Sì, da un centinaio d'anni che, anni, è così. Cos'è? Da 50 anni chiuso. Ma allora la parte, il momento migliore dell'hotel era 100 anni fa. Caspita, 100 anni. Poi pian piano perse e divenne così. C'è tanta gente che viene, non è che sia che qua non ci sia nessuno, c'è tanta gente che viene a fare un giro qua sopra. Eccoci su al Campo dei Fiori, quello è il Monte San Francesco. Quello è il Monte San Francesco, dove siamo andati l'altra volta al monastero. Al Campo dei Fiori, all'hotel Campo dei Fiori, e possiamo continuare a farvi vedere il nostro video col bellissimo panorama giù che c'è. No, l'ho già evidenziato qualcosa. Un bellissimo panorama sulla valle. Il nostro bel lago di Varese. E adesso continuiamo. Questa è l'antica struttura dove arrivava la funicolare al Campo dei Fiori. Adesso arriva solo il Sacromonte. Continuiamo il nostro percorso. Andiamo a vedere la parte di là dell'hotel. Con le scalinate e tutto. Qua la funicolare dove arrivava al Campo dei Fiori. L'antica struttura
della funicolare, i monti col Sacromonte, e noi continuiamo il nostro percorso. Continuiamo il nostro percorso per farvi vedere anche il grande scalone dell'albergo, la parte anteriore dell'albergo, verso affacciata al lago. Queste sono le grotte davanti all'hotel, e con un rapido slancio ci portiamo a vedere la scala centrale con lo scalone centrale e sopra i ballatoi, un bellissimo albergo costruito dall'architetto Sommaruga 100 anni fa, ed è da tornare a valorizzare. Ora un rapido saluto. Siamo venuti all'hotel Campo dei Fiori 3 luglio 2016 e vi abbiamo fatto vedere questo bel paradiso d'architettura. Adesso possiamo fare i nostri saluti. Salutiamo pure. Saluti a tutti quanti. Saluti a tutti i fan. Perché non anche dire, di Gennaro, a tutti che i fan, tutti quelli molto che volentieri. Ci seguono molto volentieri, sono contenti di noi, e pensando positivo arriveremo, non conta tanto ciò che si riesce a fare, ma quanto si riesca a fare in una maniera continuativa. Io penso che la cosa che rende veramente sia la maniera continuativa di fare la cosa. Infatti qui all'hotel cosa manca? La continuazione. Giusto. Manca proprio questo, e quindi il fulcro di questo video fa capire la mancanza di continuazione. Quando c'è la continuazione si arriva veramente a cose, diciamo pure d'alto livello. Facciamo pure vedere di qua l'hotel, vedete? Che bello! È fatto molto bene. Sommaruga, l'architetto Sommaruga 100 anni fa. Facciamo una ripresina alla scala e vi salutiamo con questa ripresina. Guardate che bello! Il nostro gambello hotel Campo dei Fiori. La scala principale, i ballatoi. Ed ecco, cari amici, alla prossima! Stazione Fulmini, Mario De Bernardi, ISF. E la nostra fermata dell'autobus con i begli orari e il nostro bel pulmino.